Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Per la siccità in Toscana il presidente della regione Enrico Rossi ha decretato lo stato di emergenza, è la terza emergenza per mancanza di piogge negli ultimi 10 anni. Per la terza volta negli ultimi 10 anni in Toscana è stata proclamata l'emergenza siccità. Il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato il provvedimento visti i dati sulle precipitazioni, quelli relativi ai consumi domestici, l'agricoltura del sistema produttivo. La carenza d'acqua è oramai conclamata. L'invaso del Bilancino, che fa da riserva anche a Pistoia, è attualmente a circa un terzo della propria capienza. Era già successo nel 2007, prima ancora nel 2003. Quest'ultimo anno indimenticabile nella memoria dei pistoiesi, con l'acqua assente anche per lunghi periodi nelle case, razionata nei vivai e con gli alberghi di Montecatini serviti da autobotti per non lasciare a secco anche i turisti. Oggi le piogge sono state mediamente inferiori tra il 20 e il 40% e le previsioni non lasciano ben sperare. Se piovesse il normale da aprile fino a giugno sono circa 200 o più di 200 mm. L'evaporazione in questo periodo, in questi 3 mesi, sono circa tra 2 e 3 mm al giorno, quindi è la stessa quantità. Quindi ai fini delle risorse sotterranee, dei fiumi e delle falde, questo non dà un gran contributo. Dà un contributo ai fini dell'agricoltura. La Regione ha deciso così di emanare delle misure urgenti. Il piano completo si avrà tra 15 giorni. Tra le iniziative della Giunta, l'istituzione di un fondo di garanzia da 20 milioni di euro per consentire investimenti per 118 milioni dedicati all'emergenza, interventi per la riduzione delle perdite nella rete idrica toscana. I sindaci saranno poi invitati a emettere ordinanze per limitare i consumi ed accelerare gli interventi urgenti. Saranno rese più rapide poi le procedure per scavare nuovi pozzi. Un ulteriore strumento messo in campo sarà poi una campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi. 3 milioni di euro verranno destinati per la manutenzione straordinaria ed il ripristino dei cosiddetti laghetti, piccoli invasi che in tempi di siccità possono rappresentare una riserva importante per l'agricoltura del vivaismo. In tutta la regione ce ne sono oltre 2.000, la cui capacità complessiva è pari a quella del Bilancino. Abbiamo rischi forti dal centro dell'estate in poi, insomma, diciamo da metà agosto in poi abbiamo dei rischi che si debba lavorare anche con autobotti. In quel caso sarà importante anche che, se dovesse determinarsi una situazione di questo tipo, ci si prepari in tempo anche ad aprire nuovi pozzi, perché un altro degli interventi possibili è l'apertura di nuovi pozzi da immettere ovviamente entro tempi rapidi in rete per far fronte all'emergenza.